Professore, lei ha fatto un discorso molto duro contro l'euro. Perché secondo lei, in estrema sintesi, è possibile uscire da quella moneta unica? Ma non si tratta tanto di valutare la possibilità di uscire, quanto la possibilità di restare. E la possibilità di restare è nulla. Normalmente le unioni monetarie che non sono sostenibili vanno per aria. Prima c'è sempre qualcuno che dice che sarà una catastrofe, come ci ha spiegato molto bene Claudio riportando i giornali dell'epoca, e dopo ci si accorge che non è una catastrofe, era semplicemente stata fatta una scelta sbagliata e la vita va avanti. Potrei fare tanti esempi. Prima che il Nixon sospendesse la convertibilità del dollaro in oro e quindi si abbandonassero i cambi flessibili mondiali, tutti sostenevano che il commercio sarebbe crollato, povertà, carestie, cavallette e tutto il resto. Gli anni 70 sono stati anni duri, ma sono stati anche nei quali il Veneto è cresciuto e l'Italia si è industrializzata, quindi bisogna stare un po' attenti a quello che ci raccontano. Quali sono i danni più grandi che l'euro ha fatto in questi anni? Ha distorto il mercato finanziario, permettendo governi, ma soprattutto privati che non erano in condizione di restituirli, a prendere in prestito un sacco di soldi. Questo ovviamente nell'interesse dei creditori, che in questo modo finanziavano il consumo dei prodotti dei loro paesi, e ovviamente in questo modo ha anche distorto il mercato reale, cioè prodotti di grande qualità come quelli italiani si sono trovati fuori mercato perché schiacciati dal peso di una valuta troppo forte che li rendeva poco competitivi sui mercati terzi. Al danno si è aggiunta la beffa, perché ci hanno detto che su questi mercati terzi, emergenti, eccetera, eccetera, per competere avevamo bisogno dell'euro, e è proprio l'euro che ce li ha chiusi. Perché secondo lei la sinistra invece vuole mantenere la moneta unica? La sinistra vuole mantenere la moneta unica perché la ha proposta, quindi la vera domanda è perché ce l'ha proposta, e questa è una domanda da fare uno storico. L'economista può rispondere che una volta che un governo fa una scelta sbagliata, questo abbiamo ampia documentazione perché ovviamente non è la prima volta che succede, poi la difende perché nel momento in cui dovesse dire ho sbagliato pagherebbe un costo politico enorme. Del resto anche lo stesso Stefano Fassina, a un convegno che ho organizzato a dicembre a Roma, ha detto esattamente questo: la fine dell'euro sarebbe una catastrofe politica per il mio partito. La riflessione che va fatta è se vogliamo mettere la sopravvivenza di un partito sullo stesso piatto della bilancia con la sopravvivenza di 60 milioni degli italiani, e credo che il partito schizzerebbe super aria, insomma.